Entriamo in onda, forse a livello quanto meno sonoro sembra che la pioggia sia leggermente più tranquilla di prima. Ma non so se mi sto abituando io al rumore delle, delle gocce qui, all'interno letteralmente di una serra. Noi siamo, eh, eh, stiamo seguendo con eh, io e, e Francesco eh, Serra d'Estate. Siamo dentro ad una serra quest'oggi per ripararci proprio dalla pioggia che però ci raggiunge comunque acusticamente, e soprattutto ogni volta che usciamo per trovare i nostri ospiti. e Ringraziamo tra l'altro già la nostra ospite che per. Noi si è abbastanza presa la pioggia in questi pochi metri di distanza, ma con chi stiamo parlando? Allora, intanto, benvenuta a RB Radio TV, a Barbara Peretti. Ciao, Barbara. Grazie, ciao, Buon ciao. A voi. Allora, intanto, grazie, sì, come diceva anche Alessio, insomma, eroica perché insomma, hai affrontato, come dire, le cateratte, diciamo, del diluvio universale per <ride> una essere una nuotata. Qui. Una nuotata che fa sempre bene, però insomma, magari in questi giorni anche un po' meno. Allora, che cosa raccontiamo adesso? Perché eh, oggi. Ehm... È un'attività che in realtà si svolgerà all'interno, correggimi se sbaglio Barbara, all'interno della libreria di binaria, sempre però dentro il, il eh, serre d'estate, ma che in realtà doveva svolgersi all'interno della città, perché il filo educativo, un'associazione che si occupa di eh, attività con i più piccoli, eh, eh, realizza diciamo, dei giochi eh, all'interno di, eh, di serre d'estate. Dentro un filone che si chiama Serre d'estate Kids. Sì. Ci racconti che cosa farete insomma, in queste ore? Sì, allora appunto il filo educativo è una parte del filo d'erba, che è il posto in cui siamo certo. ospiti, insomma, in cui stiamo vivendo questo festival. E nell'arco delle prossime ore. Ci sarebbero dovuti essere i giochi per strada, quindi l'idea era proprio quella di riprendersi la strada, sempre nell'ottica un po' di, di rivoluzioni ma anche di involuzioni. Quindi no, tornare un po' al meno macchine e più bambini che, che giocano. Purtroppo il tempo, purtroppo o per fortuna, siamo in qualche modo ben voluti dal meteo che ha deciso di far continuare un'acqua che è costante, si era un po' fermata a giugno ma adesso ha ripreso, eh, pazienza, eh, però abbiamo riorganizzato lo spazio in libreria e quindi ci saranno quattro spazi di cui uno dedicato soprattutto ai bambini 0-3, quindi un'area un più sensomotoria dove potranno toccare, sperimentare diversi materiali e altri tre spazi invece dedicati ai bambini dai tre anni in su. E quindi insomma mi sembra di capire che da come vi presentava Francesco non è che il filo educativo esista oggi, fino a ieri non, 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 non c'è nessuna attività, oggi c'è l'esplosione di attività e do domani sparite. No, è qualcosa che esiste più a lungo termine. Sì, eh, il filo educativo nasce eh, diciamo con la collaborazione di prima eh, cinque ragazze, e, diciamo tutte con diverse specificità educative diverse, chi insegnanti, chi educatrici, eh, insomma tutte con queste sensibilità, siamo tutte amiche del filo, abbiamo vissuto più o meno qui. E, e quindi eh, in pandemia, durante il lockdown più totale, ci è venuta questa idea e questo progetto che abbiamo poi allargato anche ad altre persone. Ora siamo nove. E, e in realtà durante tutto l'arco dell'anno noi proponiamo delle attività in vivaio, eh, in libreria e poi nella comunità eh, per, per far scoprire questo posto e eh, per fare mh, venire soprattutto scuole, ma non solo, ehm, alla scoperta di, di questa realtà con delle tematiche che secondo noi sono piuttosto eh, emergenti, diciamo: eh, che sono la tematica della legalità, eh, quella delle relazioni e quella del cibo, ma inteso come un ritorno un po' Anche lì alla natura e a vivere il cibo come qualcosa che produci, no? O che comunque in qualche modo anche fa comunità. Scusa, mi dicevi scuole non solo, quindi potenzialmente anche non, non più bambini, ma insomma, anche altre facilità. Perché a livello di educazione, certo. Se dobbiamo scegliere, puntiamo subito sui più piccoli, ma magari se riusciamo a infilare anche qualcuno di più adulto non è male. Ecco. Sì, è capitato: è capitato che mh, abbiamo avuto un centro diurno di ragazzi, quindi con, con disabilità, più o meno grandi era circa dai 14 anni in su e sono venuti a passare una giornata con noi e quindi li abbiamo fatti divertire, un po' giocare a, a scoprire questa realtà e poi eh, abbiamo fatto delle attività con loro sul tema dell'ambiente dell e della natura perché loro stavano seguendo quel tipo di percorso. Ascolta Barbara, eh, poco fa Furionda ci parlavi anche di altre attività perché insomma, ehm, se l'estate continua fino a domani ci sono anche come dire, degli incontri croci possiamo dire anche letterari perché mi hai citato Italo Calvino insomma questo è l'anno del centenario insomma della nascita e ci sono eventi un po' ovunque in Italia, succede qualcosa dedicato a Italo Calvino anche a è d'Estate. Succede, succederà domani mattina eh, nella cornice della biblioteca di Rivalta che è un posto molto bello perché è all'interno di un castello dei, certo. dei Conti Orsini e all'interno di, di questa mattinata che passeremo con la biblioteca eh, avremo la possibilità di passeggiando eh, ritrovare un po' ehm, la, la storia del barone rampante, riviverla tra gli alberi secolari della biblioteca e, e alla fine, tra l'altro, e vi eh, arrampicherete. Eh, questo. Purtroppo non è possibile, ma lo faremo con la fantasia, sicuramente. Certo. E, e poi, eh, grazie a Rivalta Millenaria, che è un'altra associazione che eh, è presente sul territorio, avremo anche la possibilità di salire sulle mura del castello ed è una delle prime volte che succede. Quindi sarà anche una possibilità interessante Assolutamente sì. tra l'altro posso dire si, cioè. si, si festeggia si celebra Italo Calvino per via del, del, dell'anniversario però tutte le cose che gli siamo dette adesso cioè lui è l'autore perfetto davvero a, a, intanto adatto a qualsiasi età perché lo si può leggere da bambini da più adulti eccetera eccetera a livello di tematica di rapporto con la natura forse non è il suo tema centrale ma è, è presente in molti dei suoi testi la socialità diversa insomma pote, pote, sicuramente sareste caduti bene con questa anniversario di qualsiasi scrittore, ma Calvino è proprio perfetto. Sì, infatti, sono d'accordo. <ride> Volevo chiederti, non so, abbiamo ancora qualche minuto, insomma, per tornare ancora un attimo al filo educativo. Cioè, mi veniva in mente mentre parlavi poco fa ehm, questo. Insomma, eh, dicevi che durante il lockdown cioè, è, è, è scattato qualcosa, insomma, bisognava fare qualcosa anche per affrancarsi da quella situazione di isolamento diciamo, e anche di tristezza, possiamo anche dirlo. Ma insomma, per arrivare al cuore dell'attività del, del, del filo educativo, ma di quante persone però stiamo parlando? tra immagino educatrici, educatori, insegnanti, credo sia come dire, una sinergia molto ampia la vostra. No? Sì, eh, parliamo di nove persone, nove donne in realtà, certo. eh, perché siamo tutte eh, femmine è successo, eh, come spesso è nell'educazione, ma comunque noi siamo aperte sempre anche certo. a nuove leve maschili o, o altro. E, mh, in generale ci siamo ritrovati appunto a riflettere sul fatto che eh, un'educazione eh, informale non deve eh, e non può verificarsi solo a scuola. Solo nelle scuole che abbiamo in questo momento, ma probabilmente anche trovare delle occasioni educative, delle opportunità educative è fondamentale eh, anche in altre realtà. È una, una realtà come il filo, filo d'erba che crea relazioni, che crea lavoro, ehm, che crea cultura, eh, alla fine ci ha fatto arrivare a, a questa idea. Benissimo, allora non so se ci sia modo magari di seguirvi eh, nel corso del resto dell'anno, se ci sia modo di stare dietro alle vostre iniziative o se generalmente seguiamo Filo d'Erba e all'interno insomma ci sono anche gli eventi e le iniziative vostre. Per adesso non siamo attive sui social personalmente, c'è cioè come realtà nostra ma eh, siamo amiche del Filo d'Erba e quindi sì, ci trovate in quella, in quella pagina lì. Per cui comunità, famiglia e il Filo d'Erba e in questi giorni su D'estate perfetto, benissimo. Allora, grazie mille davvero, grazie davvero ancora per l'acqua che tra l'altro dovrai riprenderti ritornando in, in, in libreria Quindi, purtroppo, eh, insomma, do, doppio ringraziamento. Ci rinfreschiamo, eh, almeno, eh, mettiamola così. <ride> mi piace, mettiamola però, così. Come, la, come la prendono bene sì, almeno sì, sì, esatto, loro. Esatto, Questo sì, mi fa sì. molto piacere. Ci, sta, ci sta. benissimo. Grazie mille, grazie Un po a di voi.